22 anni fa, Lucio Battisti ci salutava e saliva in cielo. Ho pensato di presentarvi alcuni album nella mia collezione. Questo qua è il mio canto libero del 1972. Naturalmente coi testi di Mogol. Poi nel 73 usciva Super Battisti, un album delle sue prime canzoni, suoi primi successi, unito a delle canzoni scritte nei primi anni 70 come Mi ritorno in mente, Fiore rosa, fiore di pesco, Tempo di morire, eccetera, Anne e via dicendo. Super Battisti, scritto naturalmente da Mogol e musica di Battisti. Poi nel 73 usciva Il nostro caro Angelo. 74, Anima Latina. 76, La batteria, contrabbasso, eccetera. Nel 77, Io, tu, noi tutti. Ammorsi un po', l'interprete di un film, Soli. Si viaggiare, questione di cellule, un anno di più, neanche un minuto di non amore. Poi nel 78 Una donna per amico. Poi nel 80 Una giornata uggiosa. Una giornata uggiosa che praticamente sancisce la fine della collaborazione con Mogol. Infatti questo è l'ultimo album con i testi di Mogol. Poi arriviamo nell'82 con È già segna un giro a 360 gradi sia per quanto riguarda la musica sia per quanto riguarda i testi. Per questo album i testi sono stati scritti dalla moglie, Maria Letizia Veronese, in arte Venezia. Diciamo che non sono neanche paragonabili a quelle di Mogol. Comunque è già un album che sancisce, diciamo, la fine della melodia nella musica di Lucio. Già si incomincia a fare una musica abbastanza elettronica. E poi arriviamo a Don Giovanni del 1986, sì, esatto. 86 con i testi di Pasquale Panella, diciamo testi che sono anche, diciamo, un po' rivoluzionari. Comunque Lucio è stato sempre uno che non si è mai cullato sugli allori passati, ha sempre cercato di scrivere cose nuove, diciamo, sempre all'avanguardia. Infatti se voi ascoltate delle canzoni di Lucio Battisti che hanno 30-40 anni, sono tuttora giovani, diciamo. Ciao.